Benvenuti a questa nuova puntata di Giorno in Giorno, un'ora e mezza insieme in diretta su TSD, ma anche in streaming all'indirizzo www.tsdtv.it/live. Vi ricordo che questa puntata è visibile anche nel nostro canale 631 con un'ora di differita. E allora partiamo, come sempre, questo nostro appuntamento quotidiano con le principali notizie di quest'oggi. Poi, nella seconda parte di questa puntata, avremo Silvia Bianchi dell'Archivio Diocesano di Arezzo, con la quale parleremo appunto di alcune iniziative che sono state messe in campo proprio dall'Archivio Aretino. Allora andiamo a vedere alcune delle principali notizie di quest'oggi. Partiamo dal portale nazionale dell'ANSA, che dà notizia di una notizia di cronaca appunto che riguarda il calcio scommesse. Infatti in Lega Pro e Serie D ci sarebbero stati 50 fermi per quello che riguarda appunto un giro di partite combinate e calcio scommesse. Ci sarebbe l'andrangheta dietro queste presunte combine di partite. E di nuovo terremoto nel mondo del calcio, stavolta in Lega Pro e Serie D. La polizia sta eseguendo decine di fermi in tutta Italia nell'ambito di una nuova inchiesta sul calcio scommesse nei confronti di calciatori, dirigenti e presidenti di club. L'inchiesta è coordinata dalla DDA di Catanzaro e dallo SCO di Roma. L'accusa è quella di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva e sono stati appunto fermati 50 persone e oltre 70 sono gli indagati. Oltre 30 le squadre coinvolte. Perquisizioni sono in corso nelle sedi di diverse squadre. E lo ricordiamo che per ora sembrerebbe che le squadre coinvolte sarebbero veramente tante e non ci sarebbe l'Arezzo Calcio. I poliziotti del servizio centrale operativo e della squadra mobile di Catanzaro stanno operando nelle province appunto di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Bari, Napoli, Milano, Salerno, Avellino, Benevento, L'Aquila, Ascoli, Monza, Vicenza, Rimini, Forlì, Ravenna, Cesena, Livorno, Pisa, Genova e Savona. Ad alcuni indagati vengono contestate le aggravanti mafiose e transnazionali. L'inchiesta ha preso il via grazie alle intercettazioni di Pietro Iannazzo, ritenuto elemento di vertice dell'omonima cosca che opera a Lamezia Terme, arrestato giovedì scorso in una operazione della polizia contro l'Andrina. Quella degli Iannazzo, secondo i magistrati della direzione distrettuale antimafia, è una cosca d'élite della mafia imprenditrice, dedita agli affari ma anche capace di scatenare una guerra con altre consorterie per mantenere il proprio predominio sul territorio. Nel corso di questa operazione, condotta la settimana scorsa dalla squadra mobile di Catanzaro, gli SCO, la DIA e la Guardia di Finanza, sono state una quarantina le persone arrestate, tra le quali alcuni imprenditori. È stato captando alcune conversazioni di Pietro Iannazzo nel corso di quella indagine che gli investigatori hanno saputo delle combine su varie partite dei campionati di Lega Pro per alterare i risultati al fine di ottenere vincite cospicue con le scommesse. Il boss della cosca, Pietro Iannazzo, intratteneva dei rapporti con presidenti di società di calcio per alterare i risultati. Questo è quanto emerge dall'inchiesta denominata Dirty Soccer, condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla DDA di Catanzaro. È proprio intercettando alcuni colloqui di Iannazzo che gli investigatori hanno ricostruito questo giro di calcio scommesse. Ci sarebbe quindi l'andrangheta dietro alcune di queste presunte combine legate ai campionati di Lega Pro e CND venute alla luce con questa inchiesta coordinata dalla DDA di Catanzaro. Tra gli arresti ci sarebbe il direttore sportivo dell'Aquila, che sarebbe uno degli uomini chiave in questa inchiesta che riguarda appunto il calcio scommesse.
Sarebbe Ercole De Nicola, originario di Atri, responsabile appunto dell'area tecnica. Secondo quanto appreso da fonti investigative, è stato fermato nelle prime ore della mattina a Venezia. De Nicola sarebbe uno degli uomini chiave di questa inchiesta. Secondo quanto appreso, non ci sono indagati tra i rappresentanti della proprietà del club e tra il resto della dirigenza. L'Aquila come società non è coinvolta però a livello penale. Sono state anche delle perquisizioni svolte da parte della polizia nelle sedi di diverse squadre di Lega Pro e di Serie D. Le perquisizioni riguardano anche i domicili di dirigenti, allenatori e calciatori che, secondo l'indagine, si sarebbero associati per truccare le partite. Le due distinte organizzazioni scoperte, una operante in Lega Pro e una in Serie D, erano in grado di alterare i risultati e investire denaro nel giro delle scommesse sia in Italia che all'estero. Per quello che riguarda invece le notizie della regione Toscana, c'è stata anche una pensionata, arrestata tra i corrieri della droga nei pressi di Firenze. Fermata insieme ad altre tre persone al casello autostradale di Firenze Nord. Nelle auto su cui viaggiavano sono stati trovati 9 kg di eroina, per un giro d'affari veramente enorme. Adesso andiamo anche a una notizia che è già da ieri, diciamo, imperversa, ovvero alcuni messaggi razzisti rivolti a un 14enne, a una 14enne a Pisa, è una negra e quindi non può avere 10. Quaderni e libri strappati, ma soprattutto messaggi di disprezzo per il colore della pelle. Destinataria, una ragazzina 14enne di origine senegalese che studia in un istituto tecnico di Pisa, il cui padre ha ora denunciato i fatti ai carabinieri. Della vicenda si occupa il quotidiano Il Tirreno. Non si è mai vista una negra che prende 10 a diritto. È una delle frasi contenute nell'ultima lettera anonima ricevuta dalla ragazza che viene considerata dagli insegnanti come una delle migliori della sua classe. I miei voti sono abbastanza alti, spiega la ragazza, che in futuro vuole fare l'avvocato. A diritto ho il massimo perché è una materia che mi piace e mi trovo bene con la professoressa. È in coincidenza con la pubblicazione dello scrutinio che la 14enne ha cominciato a ricevere le lettere anonime. In tutto sarebbero 6, 4 scritte al computer e 2 a mano su fogli a quadretti. Hanno anche scritto che non esiste che una negra possa diventare avvocato, racconta la ragazzina. Purtroppo non siamo ancora riusciti a individuare gli autori di questo gravissimo episodio, che è molto di più di una semplice ragazzata. Siamo convinti che ad agire siano state almeno 2 persone e se dovessimo scoprirle le puniremo duramente, fin anche alla bocciatura. Questo quanto affermato dal preside dell'Istituto Superiore di Pisa. Abbiamo indagato subito, dice il dirigente scolastico, non appena si sono verificati i primi biglietti offensivi e razzisti già all'inizio del mese di aprile. I docenti ne hanno parlato in classe, ma non siamo riusciti comunque a individuare i responsabili. Siamo solo riusciti a capire che probabilmente non è stata una sola persona a prendere di mira la propria compagna di classe. La scuola, assicura il preside, non ha in alcun modo tentato di minimizzare questo accaduto. È un fatto grave proprio perché a sfondo razzista e tanto più perché verificatosi in ambiente scolastico. Ed esemplari saranno le punizioni se i responsabili saranno individuati, conclude il dirigente scolastico, anche attraverso le indagini dei carabinieri. 2 biglietti sono stati scritti a mano e attraverso una perizia calligrafica disposta dalla procura si potrebbe forse riuscire a capire chi è stato a scriverli. Di sicuro, se arrivasse solo ora un'ammissione di colpa, sarebbe ben accetta, ma comunque tardiva, anche perché il danno procurato alla classe è comunque enorme per un episodio razzista, per il fatto di essere stato reiterato nel tempo, producendo da oltre un mese un clima di disagio in classe e nella ragazzina vittima di questi insulti. Insomma,
eventuali semplici scuse non sarebbero più sufficienti. Così appunto il dirigente scolastico di questo istituto pisano. Andiamo adesso a vedere il sito di Avvenire, che in apertura pone proprio il discorso di Bagnasco tenuto alla Conferenza Episcopale Italiana. Non possiamo ora non guardare con rinnovato amore al nostro paese. I movimenti politici sono incalzanti ed esprimono la volontà di affrontare i nodi antichi e nuovi del paese al fine del loro superamento. La preoccupazione fondamentale della gente resta l'occupazione. I segnali di ripresa sembrano essere reali anche nella macroeconomia. Ma la disoccupazione resta la piaga del nostro tempo. Non di rado noi pastori restiamo meravigliati di come in tale situazione molte famiglie riescano a tirare avanti. Così ha affermato in un passaggio della sua prolusione il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in occasione della 68ª Assemblea Generale. Più avanti spiega: vivere con la gente è la missione della Chiesa. Insieme ai nostri amati sacerdoti siamo i primi a vivere questa grazia per cui gioie e dolori del nostro tempo sono gioie e dolori, speranze e preoccupazioni di noi tutti. Per questa ragione, per conoscenza diretta e personale, se da una parte ascoltiamo i messaggi di svolta e di fiducia che provengono da politici ed esperti, dall'altra non vediamo i disoccupati diminuire, né i giovani entrare finalmente nel mondo del lavoro. Gli esperti dicono che sono necessarie visioni industriali di ampio respiro, logiche non dominate dalla finanza, che mirino a rilanciare le eccellenze italiane. Queste sono concupite da molti occhi stranieri che a volte ne sono ormai già diventati padroni. Sanare vuol dire innovare. Sullo sviluppo, sulla continua e veloce innovazione, è necessario che i politici concentrino tutte le loro energie e il loro tempo. Di questo dovranno rendere conto severo ai cittadini che li hanno eletti. Di questo, che è il problema vero, più urgente e drammatico della gente, nessuno faccia affidamento sull'arte dell'arrangiarsi, che come la storia insegna porta facilmente su vie pericolose, che vanno ad aggiungere altri gravissimi problemi per i singoli, le famiglie e la tenuta sociale. L'Expo deve essere una occasione per l'Italia e se la terra non implode è grazie all'eroismo nascosto e concreto degli umili. Il mondo procede nella storia infatti tra luci ed ombre, luci di progresso, ombre di regresso. Come credenti vediamo il bene sconfinato che circola sulla terra, quello visibile e molto di più, quello che non si vede perché è nelle pieghe dei cuori e del quotidiano. Se la terra non implode è grazie non tanto alle carte dei potenti, ma all'eroismo nascosto e concreto degli umili. Bagnasco poi ha informato che la Conferenza Episcopale Italiana si era già aggregata alla Solidarietà del Mondo con 3 milioni di euro, prelevati dall'8 per 1000 che sono arrivati ai vescovi di quelle popolazioni tramite il nunzio apostolico dell'area. I 3 milioni vanno così a incrementare i 22 milioni della comunità internazionale. Grazie alla provvidenza dell'8 per 1000 si possono fare questi interventi e altri ancora in Italia e nel mondo in via di sviluppo. Mense, dormitori, scuole, dispensari, ospedali, oratori per i ragazzi ed esperienze di microcredito. Spegnere i riflettori e stare in silenzio, lasciando che la carneficina continui, sarebbe diventarne conniventi, colpevoli di fronte al tribunale di Dio e della storia. Sarebbe l'ennesima prova della cattiva coscienza dei potenti. Lo ha detto sempre il cardinale Angelo Bagnasco all'Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana a proposito delle persecuzioni dei cristiani. Ha chiesto che non subentri l'abitudine e l'indifferenza dinanzi alla brutalità omicida e ha ricordato la grande preghiera per i cristiani del prossimo 23 di maggio. Il 3 ottobre, intanto, la Chiesa italiana promuoverà una veglia per il Sinodo della Famiglia.
Lasciamo dunque le notizie di carattere nazionale e internazionale per andare a vedere quello che riguarda più da vicino il territorio dell'Aretino. E lo facciamo con La Nazione e il Corriere di Arezzo. La Nazione in particolare oggi dedica due pagine al tema riguardante la giostra del Saracino, in particolare la tematica dei maxi schermi, che infatti a pagina 4 La Nazione titola: maxi schermi, l'autogol della giostra, no per due spiccioli, ci vuole il dietro front, paura di perdere biglietti, l'Ascom si dice pronta a pagare 2.500 euro di diritti. Un anno fa eravate in quel muro di folla che a Sant'Agostino seguiva la giostra con gli occhi incollati al maxi schermo? Beh, se quest'anno non lo potrete fare è per un piatto di lenticchie. Un piatto di lenticchie e un pugno di biglietti in più venduti in piazza, che i vertici della manifestazione hanno preferito a una scommessa. La scommessa di fare tutto il centro un infinito stadio del Saracino. La scommessa di appassionare anche il turista per caso che sale dalle scale mobili ad un evento tra i più belli della Toscana. La scommessa che vede pesare nelle nostre scelte non solo i soliti noti che tengono le fila della giostra, ma anche un'intera città che gli cresce intorno. Anche perché il piatto di lenticchie è con sorpresa, perché l'associazione commercianti ci conferma di essere disposta a pagare diritti per irradiare sui maxi schermi le carriere di giugno. Da parte nostra siamo pronti a pagare 2.500 euro e a non richiedere neanche uno spicciolo per le spese di noleggio e montaggio degli impianti. Il direttore Franco Marinoni conferma punto per punto il senso dell'iniziativa. È un evento unico e come tale c'è il modo di farne godere un'intera città. Perché rinunciare? Facile, per quel piatto di lenticchie. Gira gira la scelta dei rettori e quindi dell'istituzione nasce da lì. Un calo subito nel giugno di un anno fa di 319 biglietti venduti. 319 su un totale di 5.208, quelli che erano stati staccati nel 2013. E biglietti precisi, prima l'assessore alla giostra Francesco Romizzi e poi dati confermano che i vuoti erano quasi esclusivamente nel settore in piedi, posti che costano 6 euro e sui quali da sempre c'è una discreta rotazione tra una manifestazione e l'altra. Nel 2013 i biglietti venduti lì erano stati 2.900 e un anno fa 2.590. I conti dunque tornano. Poi, nel calo di incassi, che invece si attestava a 4.255 euro, c'era una parte di posti tenuta libera, spiegò il Comune, per motivi di sicurezza o altro. Poniamo, per amore di dibattito, che tutti quei 4.255 euro fossero colpa dei maxi schermi, sapendo bene che non è così. Ma la differenza, una volta considerato anche il contributo garantito dall'Ascom, sarebbe di 1.750 euro. A questo punto è chiaro che si tratta di fare una scelta di campo. Una scommessa da 1.700 euro è esagerata sul futuro della città e della manifestazione? È un margine troppo alto per rilanciarne l'immagine, per provare ad estenderne i contorni del tifo, per legare alla città una serata da brivido? Lo è legittimo rispondere di sì, ma per favore non diciamo che lo si fa nell'interesse della giostra. No, è il segno inequivocabile che si preferisce tirare a campare pur di non rilanciare. Ma ripetiamo, il tempo c'è per i rettori e l'istituzione, se non altro anche nel rispetto dell'impegno preso ad agosto e anche per il Comune. Sindaci e assessori sono a tempo perché tra due settimane si vota? È vero, ma la città è una e gli interessi comuni e a nessuno serve granché un piatto di lenticchie. Così appunto La Nazione con Alberto Pierini, che ci parla di questo tema dei maxi schermi, a cui dedica addirittura due pagine. Io aggiungerei che comunque sarebbero anche altri argomenti da aggiungere in questo dibattito, ovvero l'eventuale partecipazione di tutte le emittenti locali per quello che riguarda la proiezione nei maxi schermi e quindi anche l'indizione di un bando per l'assegnazione, e dall'altra anche i costi che quest'anno
probabilmente aumenteranno per quello che riguarda la produzione televisiva di questo evento, elementi che andrebbero inseriti all'interno di questo dibattito, a mio modesto parere. Continuiamo allora ad andare avanti con le notizie di quest'oggi. Parliamo adesso del parcheggio Baldaccio, di cui si discute veramente da tantissimo tempo e sembrerebbe essere arrivati ad un'ulteriore proroga di quella che è l'attuale situazione. Allora, leggiamoci quest'altro pezzo di Alberto Pierini che parte così. Se lo conosci lo eviti, ma Francesco Falzini, da anni presidente di ATAM, non riesce proprio ad evitarlo. No, il baldaccio lo insegue di certo nei bilanci e forse anche nei sogni, o meglio ancora negli incubi. Un multipiano perfetto, lo avevano chiamato anni fa, se non per un particolare. Nessuno ci va e accumula ogni giorno perdite su perdite. La partita è finita di nuovo con una manche provvisoria e la restituzione all'ATAM. Nelle prossime ore la giunta formalizzerà un'altra gestione provvisoria all'azienda della sosta. È un passaggio inevitabile, spiega l'assessore Franco Dringoli, frutto del rispetto verso il nuovo sindaco. Sapremo solo tra qualche settimana se ringrazierà. Di sicuro incassa senza esultare il presidente Falzini. Negli ultimi mesi aveva mandato messaggi e lettere di due tenori chiari. Ogni gestione provvisoria sarebbe comunque in deficit e in queste condizioni meglio passare la mano. Detto e fatto, gestione provvisoria è ancora a loro. Perché? Semplice. Con la proprietà a Imprepar, che forse si ritrova a gestire in prima battuta solo e soltanto questo parcheggio multipiano, c'è una situazione avanzata di definizione. È disposta a cedere la proprietà al comune in largo anticipo rispetto al 2027, data legata alla legge Tognoli, e di farlo praticamente a costo zero. Però, ci sono le condizioni per completare questo passaggio, chiude Dringoli, e quindi non ha senso una nuova staffetta con Imprepar. Ma la serietà è che la scelta finale spetti al nuovo sindaco. Nell'attesa si fa un bel pacchetto e avanti con ATAM. Tempi? Qualche mese, fino a settembre. La differenza non è poca. Durante tutta la fase provvisoria le stime erano inequivocabili, una perdita quotidiana dai 200 ai 230 euro, che un giorno sono pochini, due un po' di meno e a fine anno sfondano il tetto dei 75.000 euro. La ricetta per rilanciarlo l'ATAM l'ha indicata, così come gli uffici di Palazzo Cavallo. Spostare nelle palazzine la sede dell'azienda, un risparmio netto in bilancio con i fiocchi, e impostare interventi che inseriscano la struttura nel traffico cittadino. Facile a dirlo, ma non troppo a farlo, come i precedenti insegnano. Di certo si tratta di agire e quindi di spendere anche sul fronte della manutenzione e del rinnovamento. Il secondo piano è sostanzialmente vuoto dall'apertura e c'è da immaginare come sia ridotto. Chi arriverà si ritroverà come i suoi predecessori davanti al bivio. Ci arrendiamo e ne facciamo chissà cosa o proviamo a salvarlo? Con una sola alternativa: continuare a darlo all'ATAM e con una protesta che punta i piedi, ma al comune socio unico di riferimento non può certo dire di no, per fine quando ne avrebbe tanta voglia. E naturalmente di questa vicenda ne sentiremo parlare anche in futuro, sicuramente con il nuovo sindaco della città di Arezzo. Continuiamo ancora, qualche notizia. Infatti oggi c'è uno sciopero che con lo slogan "non vado col primo che capita" vede i medici di famiglia e i pediatri insieme a protestare contro quel progetto di riforma che è in fase di analisi. Sono infatti sul piede di guerra i medici di famiglia e i pediatri. Il mio medico di famiglia lo scelgo io, non vado col primo che capita. Questo è lo slogan della grande campagna contro l'abolizione del medico di famiglia. Che in ballo c'è la proposta della SISAC, la struttura interregionale dei sanitari convenzionati,
che raduna i medici non ospedalieri, tra cui quelli di famiglia e i pediatri, che vorrebbe raggrupparli in un'unica struttura in cui ti può capitare chiunque. Tradotto, verrebbe meno il rapporto di fiducia che i pazienti hanno instaurato con il proprio medico. Scioperiamo perché per noi è fondamentale mantenere il rapporto col paziente, spiega il dottor Ugo Pancani, segretario provinciale dei pediatri. Se una famiglia con un bambino sceglie un medico, instaura un rapporto di fiducia, ma se passerà alla proposta della SISA, che i pediatri saranno raggruppati come se fosse in un pronto soccorso, allora non si avrà più un medico di fiducia, ma una struttura tipo casa della salute, in cui c'è un ambulatorio aperto con il dottore di turno, una specie di ospedale territoriale, e chi ti tocca, ti tocca. Noi scioperiamo per i pazienti. Ai medici non cambia nulla economicamente, ma vogliamo che la gente scelga in libertà il proprio pediatra, un discorso ancora più importante nelle vallate della provincia di Arezzo. In città siamo 13, continua Pancani, ma è diverso nelle vallate. Per fare un esempio, in Val Tiberina ci sono 3 pediatri, già così siamo in difficoltà, se li centralizziamo si complicherà la situazione. Ogni pediatra infatti adesso copre un certo numero di comuni e le persone devono avere la possibilità di averne uno di riferimento vicino alla propria zona. Il pediatra non cura solo bambini malati, ma aiuta la famiglia a crescere bene i bimbi. C'è un rapporto di fiducia da mantenere. Il problema riguarda anche i dipendenti degli ambulatori. Vogliono esercitare un controllo sulla spesa medica, ma nei nostri ambulatori abbiamo già tutto. Dovremmo chiuderli? O peggio, licenziare segretari e infermieri che conoscono uno per uno i propri pazienti? Altro capitolo, quello delle visite a domicilio, non sono in discussione, ma a questo punto può arrivare a casa chi è di turno. Il raggruppamento potrebbe essere per case della salute o strutture simili. Attualmente le case della salute sono ad Arezzo e Foiano, Civitella, Bucine, Rassina, Poppi, Castiglion Fiorentino e Pieve Santo Stefano. In realizzazione ce ne sono altre 2 ad Arezzo, a Terranuova Bracciolini, Castelfranco, Anghiari e Camuscia. Allora qui ci fermiamo con la nostra rassegna stampa quotidiana. Adesso vediamo come sempre la nostra rubrica dedicata ai consigli dello psicologo, una breve pausa pubblicitaria. Poi con Silvia Bianchi dell'Archivio Storico Diocesano di Arezzo parleremo di alcune delle iniziative che proprio l'archivio storico sta portando avanti e dello scrigno di tesori che vi sono racchiusi. A tra poco. Quali sono i cambiamenti principali subiti dalla famiglia negli ultimi anni e quali sono le difficoltà a cui è andata incontro? La famiglia, se pensiamo agli ultimi 50 anni, è cambiata e si è evoluta molto. Siamo passati da una famiglia degli anni per lo più del dopoguerra, tipicamente patriarcale, in cui fondamentalmente vigeva un'educazione molto rigida, con per lo più il babbo che lavorava e portava i soldi a casa, la mamma si occupava per lo più dell'accudimento della casa, possiamo definirla quindi un tipo di famiglia, come dire, adultocentrica, ovvero il figlio, il bambino, non aveva poi particolari attenzioni, si atteneva per lo più a rispettare determinate regole che gli venivano imposte e cresceva secondo un tipo di educazione particolarmente rigida e mi verrebbe da dire anche particolarmente anaffettiva. Nel corso del tempo che cosa è successo? Diciamo che la crisi, la difficoltà della società, le difficoltà che viviamo soprattutto oggi nel nostro quotidiano ha fatto sì che pian piano negli anni si passasse ad una situazione familiare che è l'esatto opposto di quella precedentemente descritta. Che cosa significa? Significa che al giorno d'oggi basta accendere la televisione
per sentire le difficoltà lavorative, economiche che fanno scattare per lo più in tantissime famiglie la paura, la preoccupazione di ciò che ci aspetta, di ciò che ci dovrà accadere, soprattutto rivolta nei figli. I figli di oggi, i ragazzi di oggi, vivono per lo più con un'attenzione particolare, un'iperprotezione, se ecco vogliamo parlare in maniera un pochino più tecnica, ovvero la minaccia lavorativa, la preoccupazione per il domani fa sì che i genitori di oggi concentrino per lo più le loro attenzioni su di loro, proteggendoli e allo stesso tempo privandoli di potersi confrontare con il mondo esterno, mondo esterno percepito, ripeto, sempre più come minaccioso, sempre più come qualcosa da cui proteggersi e ripararsi. Questo, se da un lato ha fatto sì che i ragazzi fossero appunto più protetti, più riparati, dall'altro lato ha impedito loro di confrontarsi e cimentarsi con ciò che in un certo qual modo dovrebbe permettere a loro di sviluppare poi la loro personalità, la loro realizzazione, l'evitamento di ciò che proprio potrebbe appunto farli misurare con il problema, li ha resi pian piano sempre più mammoni, sempre più incapaci di realizzarsi. In questa situazione, quali sono i consigli che uno psicologo può dare da una parte ai genitori e dall'altra ai figli? Il consiglio che voglio dare ai genitori è proprio quello di concedersi con i propri figli qualche piccolissimo rischio. Viviamo, ripeto, in un'epoca, in una società in cui tutto è minaccioso, tutto è pericoloso, per cui i figli vanno sempre protetti. Questo è vero. È anche vero che se continuiamo a proteggerli e quindi a evitar loro di misurarsi con determinati problemi, determinate difficoltà, loro non potranno mai sapere quanto realmente sono in grado di superare determinate cose, non potranno mai realizzarsi e cresceranno sempre con il dubbio o peggio la conferma che effettivamente non sono in grado di superare determinate cose. È chiaro che stiamo parlando di consigli che spero possano essere utili, ma anche di vere e proprie difficoltà per alcuni genitori. Siccome è un tema a me molto caro e direi anche fondamentale, il consiglio è: se non siete in grado di concedervi qualche piccolo rischio, se non riuscite a liberare un po' di più i vostri figli permettendo loro di realizzarsi e misurarsi con determinati problemi, magari potete farvi aiutare da qualcuno che può guidarvi in questo percorso. Per quanto riguarda i figli, allo stesso tempo, sulla scia di quanto detto, cercate di misurarvi e di cimentarvi con delle vostre piccole difficoltà quotidiane. Tutto ciò che è evitato, tutto ciò che preventivamente viene evitato o delegato o fatto con l'aiuto di qualcuno, non fa altro che confermare la vostra incapacità, il fatto che non riuscite effettivamente a fare qualcosa, e ogni volta che lo rimandate questo qualcosa diventerà sempre più spaventoso o preoccupante. Quindi l'invito è: cercate di provare a piccoli passi a misurarvi con i vostri problemi. Bentornati in diretta di Giorno in Giorno. Insieme con noi abbiamo Silvia Bianchi, archivista dell'Archivio Storico Diocesano di Arezzo. Grazie per essere con noi oggi. Grazie a voi per l'invito. E naturalmente parleremo degli archivi, questa realtà così importante nel nostro territorio, forse anche poco conosciuta. Io inizierei proprio da qui, ovvero può spiegare ai nostri telespettatori che cos'è, magari anche dove si trova, l'Archivio Storico Diocesano di Arezzo? L'Archivio Storico Diocesano di Arezzo si trova, è collocato in Piazza del Murello, nel palazzo che ospita anche il seminario vescovile. L'archivio in sé è un istituto di conservazione, conserva la documentazione più antica della diocesi, un patrimonio estremamente vasto perché conserva oltre 5.000 unità archivistiche tra registri, filze, vacchette,
diciamo che il patrimonio è diviso tra il XIII secolo e il XX secolo, quindi è anche esteso cronologicamente. L'archivio è un istituto di conservazione. Molti non sanno che il termine archivio deriva dalla parola archè, che significa scrigno, ma significa anche potere, autorità, perché sin dal Medioevo e ancora nell'epoca classica, chi deteneva la documentazione era chi aveva il potere. Anche si sa, quando ci sono le guerre, tra le prime cose che vengono colpite ci sono o portate o depredate, c'è appunto il fondo, il patrimonio documentario, cosa che succede tra l'altro anche ad Arezzo in pieno Medioevo. E quello di Arezzo, tra l'altro, è uno dei più importanti d'Italia, possiamo dire. Chiaramente sì, in proporzione alle dimensioni. Possiamo dire che è uno dei più importanti d'Italia, anche perché quando si parla dell'archivio storico diocesano di Arezzo si parla anche dell'archivio capitolare, che è conservato nello stesso edificio. L'archivio del capitolo aretino conserva oltre 6.000 pergamene, e tutte le pergamene hanno un proprio sigillo, e questa è una particolarità, perché anche i fondi conservati presso altri istituti, penso all'archivio di Stato di Firenze ad esempio, hanno il fondo sigillografico staccato da quelle che sono le realtà pergamenacee, e questa è una particolarità. Dal Muratore in avanti, sono i più importanti diplomatisti ottocenteschi italiani, hanno sempre avuto un occhio di riguardo per quello che era l'archivio storico diocesano e i capitolari di Arezzo. Quindi, per esempio, al suo interno che tipo di documenti è possibile trovare? Allora, nell'archivio storico diocesano di Arezzo ci sono documenti dai registri parrocchiali in duplicato e in originale, ai patrimoniali, beneficiali, tutto quello che riguarda le ordinazioni sacerdotali, i patrimoniali che danno contezza di quello che era il patrimonio della diocesi aretina. Per quello che riguarda il fondo del capitolo, quasi tutte le pergamene sono pergamene di compravendite, perché i canonici avevano un patrimonio anche in terreni piuttosto importante. E quindi tramite questi documenti è possibile ricostruire un po' la storia ecclesiastica, ma non solo, del territorio aretino. Esatto, ha detto benissimo, non solo, perché tra i fondi più importanti e più consultati c'è un fondo denominato governo, che non è altro che il carteggio che intercorre tra l'ordinario, i pievani, i parroci, ma in questo fondo si ritrovano anche le lettere dei laici della diocesi. E questo fondo ci descrive da uno spaccato realistico di quelle che sono le esigenze non solo dei parroci di campagna o della città, ma anche di quelle che erano le esigenze dei laici, che le fanno presente all'ordinario, che di volta in volta decide come affrontarle e risolverle. Se non sbaglio, è contenuto al suo interno anche l'archivio della Pieve di Santa Maria. Sì, che è un fondo aggregato che è stato recentemente descritto, ordinato, è uno dei fondi più importanti, che però si trova conservato nell'archivio storico diocesano d'Arezzo appunto come donazione successiva. Quindi ci sono tutti i documenti che riguardano i vescovi di Arezzo, tra l'altro una delle poche diocesi che ha tutta la... tutto l'elenco, tutta la cronologia dei vescovi, esatto. Quelli del capitolo della cattedrale di Arezzo, quindi anche di quella vecchia del Pionta, sì. E quelli della Pieve più varie altre cose, insomma. E all'interno ci sono anche dei documenti preziosi, uno forse la punta di diamante è quello che riguarda Carlo Magno, che ancora non era Magno perché è antecedente all'Ottocento, sì, è un 700, è datato 784, è un documento estremamente importante, anche lì è una vendita, ma è importante anche perché tra queste pergamene se ne ritrova una sempre di Carlo Magno che parla dell'importanza della formazione. Cosa dice in questo documento Carlo Magno? Carlo Magno parla appunto dell'importanza della scuola e di imparare a leggere e scrivere. Sappiamo che è un po' una contraddizione in termini, perché Carlo Magno non sapeva né leggere né scrivere. Quindi interessante questo documento. Ma come è arrivato nel fondo di Arezzo? In realtà tutta la parte di donazioni successive si ritrovano parzialmente conservate, se ne ritrova a memoria nelle deliberazioni capitolari. Per quanto riguarda alcuni di queste pergamene, invece le abbiamo ritrovate, ma non sappiamo esattamente per quale ragione. Sappiamo di alcune la provenienza, non di tutte, e la ragione per le quali vengano conservate lì, non di tutte, purtroppo, però lo studio continua. E ci sono altri documenti, potremmo definire famosi o importanti, anche per un profano, diciamo, che
Diciamo che forse le pergamene sono il fondo più importante, quella che hai ricordato prima è la più importante in assoluto, però il messaggio che deve essere lanciato, che è importante anche rispetto agli utenti, ai nuovi utenti che si accosteranno agli archivi, che tutti i documenti hanno uguale importanza e quelli probabilmente a noi più importanti sono proprio quelli che partono per delle ricerche genealogiche, quindi i registri parrocchiali, che sono dei fondi che hanno un'importanza storica anche per la storia del territorio immensa, che però non sono valutati e considerati adeguatamente. Allora, noi abbiamo iniziato a parlare dell'archivio storico diocesano di Arezzo, vediamo adesso un servizio che ci fa vedere da vicino alcuni degli elementi di questo archivio e ci parla di alcuni argomenti. Vediamo. Un nuovo strumento per valorizzare lo straordinario patrimonio della Fondazione Archivi e Biblioteche della Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Grazie al portale web www.fondazioneabd.it è possibile conoscere il contenuto dei tre archivi diocesani. Il nuovo sito web offre la possibilità di consultare l'elenco delle pubblicazioni, una sezione dedicata alle curiosità estrapolate dai documenti conservati e un'area dedicata alle iniziative promosse in ambito culturale. Un modo per far conoscere a tutti gli aretini un'autentica cassaforte che custodisce la storia del territorio diocesano. I tre archivi sono tre archivi molto ricchi, soprattutto l'archivio di Arezzo che conserva al suo interno anche l'archivio del capitolo, appunto, dove si hanno documenti che partono dal 640, quindi documenti davvero antichi e documenti di straordinaria importanza e rarità come il lodo di Carlo Magno, appunto, che è stato appena mostrato. L'importanza di questi documenti forse oggi è soltanto, diciamo, capita dagli studiosi, perché gli studiosi dobbiamo dire che conoscono questo archivio. Noi farebbe piacere farlo conoscere alla cittadinanza. Tra i documenti di pregio conservati dall'archivio di Arezzo, anche una pergamena autografa di Carlo Magno, un patrimonio per il quale potrebbe valere il riconoscimento dell'UNESCO. Come materiale non abbiamo problemi, è un materiale che può essere riconosciuto tranquillamente come patrimonio dell'umanità. Il problema è un po' tutta la procedura, la burocrazia, gli accosti. E per dire che la domanda deve essere fatta dal comune, non dalla diocesi. Abbiamo visto Don Carlo Cannelli, che è l'anima dell'archivio storico diocesano di Arezzo, che parla proprio addirittura della potenzialità di elevare l'archivio aretino a patrimonio dell'UNESCO. Sta procedendo questa cosa? È un progetto che è in fieri, adesso è in realizzazione. Stiamo portando avanti questo progetto perché crediamo nell'importanza dell'archivio storico diocesano, anche per il risalto che ha avuto a livello internazionale, perché vari sono gli studiosi, soprattutto dalla Germania e dalla Francia, che vengono a visitare specie la parte dell'archivio capitolare. E anche per questa ragione abbiamo deciso di valorizzarlo ulteriormente, soprattutto per quello che riguarda la parte sfragistica sigillografica, perché se le pergamene via via nel tempo, dal muratore in avanti, sono state lette, trascritte ed anche pubblicate, per quello che riguarda il fondo sigillografico, appunto i sigilli di cui parlavo prima, non sono mai stati considerati adeguatamente, invece sono estremamente importanti e quindi la valorizzazione partirà da quelli, per poi richiedere il riconoscimento da parte dell'UNESCO. Oltretutto vedevamo nel servizio anche lo sbarco sul web. Uno pensa all'archivio, pensa alla polvere, topi di biblioteca, appunto. Invece voi siete anche una realtà dinamica e aperta anche alle nuove tecnologie. Sì, abbiamo pensato che solamente aprendo la porta dell'archivio forse non era sufficiente per avere visibilità e quindi risultava indispensabile realizzare anche un sito internet. Il sito in realtà è di tutti e tre gli archivi diocesani, quindi Cortona, Sansepolcro ed Arezzo, oltre che delle biblioteche diocesane. E ovviamente anche questo è in fieri perché adesso abbiamo caricato tutto quello che è il patrimonio documentario della diocesi di Arezzo. Con la riapertura dell'archivio di Sansepolcro provvederemo all'inventariazione anche di quello e a riversare tutti questi contenuti sul web.
E quindi saranno consultabili anche a distanza, soprattutto anche per gli studiosi. Esatto, la cosa importante è che questi strumenti, che sono gli strumenti di corredo, le chiavi di lettura dell'archivio, devono essere date a tutti. Ovviamente non si può pensare di esaurire la ricerca stando seduti comodamente a casa, però di iniziarla da casa e poi proseguirla in archivio, sì. E sentivamo sempre nel servizio anche, appunto, della, lo diceva anche lei, del discorso anche di Sansepolcro e di Cortona. Come sta andando anche il lavoro in queste altre realtà? Allora, per quello che riguarda Sansepolcro, dopo un momento di stallo, adesso sta riprendendo e quindi stiamo realizzando l'inventariazione e la descrizione del patrimonio documentario di Sansepolcro, che poi è direttamente collegato a quello di Arezzo, anche se sono dislocati questi due archivi logisticamente a Sansepolcro e a Cortona, e così dovrà rimanere per il futuro. Quindi tre archivi che saranno comunque ancorati alla realtà territoriale nella quale hanno visto la loro nascita, che però verranno resi accessibili all'utenza. E, dicevamo della grande sensibilità da parte degli studiosi nella conoscenza dell'archivio storico diocesano di Arezzo. Per quello che riguarda invece i non addetti ai lavori, c'è, a suo modo di vedere, la consapevolezza della preziosità e del valore di questa, appunto, di queste opere e di questo tesoro che custodisce la città di Arezzo? Quest'anno abbiamo fatto alcune visite didattiche per adulti e ci siamo resi conto che molti aretini non conoscono cosa c'è dentro l'archivio diocesano e non sanno le potenzialità connesse alla documentazione in esso conservato. È proprio per questo che anche l'idea del sito voleva aprire le porte prima di tutto alle persone che abitano la nostra diocesi, per poi aprirsi all'estero. Quindi non è una grande consapevolezza, insomma? No, per ora no. E poi collegato, sebbene non direttamente all'interno della struttura, all'archivio storico, c'è anche un laboratorio di legatoria, di restauro, che qui proprio lavora a stretto contatto con l'archivio. Qual è l'attività che viene svolta all'interno di questo laboratorio? Allora, il laboratorio di restauro opera all'interno dell'archivio storico diocesano, nei locali del seminario, da ormai 10 anni. Sono tre laureate in conservazione beni culturali con un curriculum ampissimo, che restaurano soprattutto materiale pergamenaceo e cartaceo, anche per l'archivio storico diocesano di Arezzo, ma anche per altre realtà diocesane. Per esempio l'archivio dell'Arcidiocesi di Firenze ha commissionato vari lavori a questa ditta. Quindi si occupano per lo più però di pergamena e carta. Quindi anche qui siamo nell'ambito dell'eccellenza. Sì, anche perché da Firenze si devono spostare. Esatto, anche perché è una particolarità, perché anche gli archivi statali che avevano al loro interno dei laboratori di restauro negli ultimi anni si sono visti costretti a chiuderli per motivi di razionalizzazione, quindi esigenze economiche. Fortunatamente noi abbiamo appunto questa possibilità ulteriore. Adesso noi andiamo in pubblicità con una breve pausa e poi vi parleremo delle iniziative, delle tante iniziative che sono state messe in campo negli ultimi mesi dall'Archivio Storico Diocesano di Arezzo, con anche alcune sorprese. A tra poco. Allora, ben ritrovati a Di Giorno in Giorno. Abbiamo Silvia Bianchi con noi dell'Archivio Storico Diocesano di Arezzo. Di recente avete lanciato un corso per archivista parrocchiale, una novità per quello che riguarda il nostro territorio. Ci può spiegare come è nata questa idea e come è strutturato, quali sono le finalità? Il corso per archivista parrocchiale è un corso che è articolato in 4 moduli monografici della durata di 2 ore ciascuno. Li organizziamo il martedì, che è il giorno di apertura anche pomeridiana dell'Archivio Storico Diocesano. E questo corso ha preso avvio per un'esigenza pratica, perché noi ci siamo ritrovati molti utenti dell'archivio che frequentano non solo l'Archivio Storico Diocesano di Arezzo, ma anche gli archivi delle varie parrocchie che sono disseminate nel vasto territorio della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, che ci parlavano via via della difficoltà non solo di accesso all'interno degli archivi parrocchiali, ma anche che questi archivi spesso e volentieri non erano considerati e conservati adeguatamente. Per questa ragione, per rendere consapevoli delle persone che in parte conoscevano già qual era la teoria archivistica
e persone che invece ex novo si volevano accostare a questa per dare effettivamente una mano ai parroci, che sempre di più sono impegnati tra varie parrocchie e la cura pastorale non sempre viene, diciamo, può trovare un'adeguata, si può conciliare, diciamo così, facilmente rispetto alle esigenze di chi arriva e ha volontà e voglia di poter vedere un registro di battesimi, matrimoni, morti. Cogliendo questa opportunità, abbiamo deciso di organizzare un corso. Il corso è un corso base, infatti si articola in 4 moduli che hanno visto la presenza la settimana scorsa della sovrintendente archivistica per la Toscana, la dottoressa Todros, che nello specifico si occupa appunto per la sovrintendenza degli archivi ecclesiastici in genere, da ormai 30 anni, quindi ha un'ampia conoscenza anche degli archivi del nostro territorio, che ha dato una panoramica generale su cosa sono gli archivi ecclesiastici e il loro rapporto, il rapporto, diciamo, tra la Chiesa Cattolica nella conservazione della documentazione e lo Stato italiano. Il secondo modulo, che prenderà avvio oggi, del direttore Don Carlo Cannelli, che parlerà delle tipologie documentari presenti negli archivi parrocchiali, quindi dando delle linee di massima su quali sono le tipologie che effettivamente questi utenti e appunto archivisti parrocchiali si troveranno in mano, si affronteranno il riordinamento di un archivio parrocchiale. Il prossimo modulo sarà condotto dalla dottoressa Cinzia Cardinali, che è un funzionario del comune di Fogliano della Chiana, che parlerà degli strumenti di corredo, che sono le chiavi di lettura per dare accesso alla documentazione, ovvero sono quegli elenchi di consistenza o inventari che permettono all'utente che si accosta all'archivio di capire dove è collocato un documento e come fare per estrapolarlo. E l'ultimo modulo, condotto appunto dalle ragazze del laboratorio di restauro dell'archivio diocesano di Arezzo, la Tecne Restauro, che si occuperanno delle pratiche di buona conservazione. E questo corso ha avuto anche un grande successo. Sì, anche oltre le nostre aspettative, a dire il vero, perché dopo la pubblicizzazione, nell'arco di 10, massimo 15 giorni, avevamo già raggiunto il numero che ci eravamo prefissati per dare avvio al corso, anzi per considerarlo, diciamo, pieno, quindi le 20 unità, e sono continuate però ad arrivare ulteriori richieste, a tal punto che abbiamo già deciso di fare un corso omologo, una seconda edizione dello stesso, ad ottobre. Quindi in realtà non è un tema così di nicchia, perché voglio dire, in così poco tempo anche una prima edizione di un'iniziativa nuova riesce a riscuotere così tanto successo. Ci siamo resi conto, specie tra i laici, che l'interesse per la documentazione, specie documentazione parrocchiale diocesana, è importante, è valido e può essere uno strumento valido anche per l'aiuto rispetto a quelli che sono appunto i nostri parroci e per la buona conservazione di documentazione che in certi casi altrimenti andrebbe persa. Quindi sostanzialmente questo corso offre degli strumenti a delle persone per poter aiutare, diciamo così, nella cura dell'archivio parrocchiale i singoli parroci. Certo, non si diverta archivisti ovviamente dopo 4 moduli, però si hanno tutti gli strumenti di base tali per cui si riescano a riconoscere le tipologie documentarie, si riesca a stendere un elenco di consistenza o un inventario sommario e si sappiano quali sono le tecniche di buona conservazione e tenuta della documentazione. E qual è, diciamo, la situazione un po' a livello diocesano di quello che riguarda gli archivi parrocchiali? Per esempio, ci sono, ora, a parte magari la concattedrale di Cortona, di San Sepolcro, che chiaramente hanno una loro storia, però ci sono delle realtà più importanti, più significative, presenti? Ovviamente ci sono le collegiate, io penso a Castiglione Fiorentino, che raccoglie un patrimonio documentario importante, oppure Anghiari, che ha un patrimonio documentario importante e ben conservato. L'importanza poi di questa documentazione risiede anche nel fatto che, se ben conservata, e questi due casi ne sono un esempio, è bene che rimanga in loco, perché ovviamente la documentazione è direttamente collegata all'ambiente, al territorio nella quale ha avuto la luce. Nei casi in cui ci rendiamo conto, e sono gli utenti degli archivi e i primi sono i parroci in realtà a rendersi conto che la documentazione non può essere tenuta in buone condizioni, soprattutto per umidità eccessiva, perché in certi ambienti, si sa, roditori e insetti fanno il loro mestiere, è il caso che questi archivi vengano depositati presso il nostro archivio, che è l'archivio storico competente per territorio. E, diciamo così, per quello che riguarda questi archivi che sono sparsi nel territorio,
C'è una possibilità per lo studioso di poterli consultare, di poter approfondire magari, oppure di conoscere che cosa potrebbe essere contenuto all'interno di un archivio senza prima averlo visto? Allora, presso l'archivio storico diocesano di Arezzo, e tutto questo fondo lo stiamo riversando nel nostro sito internet, esiste una catalogazione che risale al 1996, una mappatura di tutto l'esistente nelle parrocchie della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Quindi già una prima mappatura esiste. Certo è che bisogna vedere a distanza di 20 anni se questa mappatura è ancora coerente con la documentazione presente all'interno delle parrocchie. Questo è uno degli obiettivi che ci si prefigge anche con l'istruzione, insomma col corso per archivista parrocchiale. Quindi attraverso la creazione di una rete, diciamo, esatto, vasta e territorialmente, diciamo, organica. Per capire meglio forse anche di che cosa si occupano gli archivi, a cosa servono, un lavoro tangibile è quello del lavoro che state facendo, in particolare Don Carlo Volpi con Don Silvano Pieri, che ormai insomma è defunto, ma comunque per tantissimi anni ha dedicato una parte molto importante della propria vita proprio a questo studio. Una collana riguardante le visite pastorali è stata realizzata appunto, e a breve verrà presentato anche l'ottavo volume. Sì. Ci può spiegare un po' in cosa consiste questa collana, come è nata, anche qui le sue finalità e cosa soprattutto è contenuto all'interno di questo ottavo volume? Anche questo nasce da un'esigenza pratica, perché circa 10 anni fa Don Carlo Volpi e Don Silvano Pieri si sono resi conto che gli utenti dell'archivio avevano interesse a entrare dentro l'archivio anche e soprattutto per vedere, visionare, leggere le visite pastorali. Visite che ad Arezzo, almeno per quanto riguarda i frammenti, partono dal XIII secolo e arrivano fino ai nostri giorni. È per quello che è iniziata l'opera di trascrizione di tutti e due e che vede ora compiersi la pubblicazione dell'ottavo volume delle visite. Che cos'è una visita? La visita non è altro che appunto quello che fa l'ordinario nell'andare in giro per la sua diocesi, per le parrocchie della sua diocesi e nel fare il punto della situazione dell'esistente. Nel fare questo che cosa fa l'ordinario? Solitamente all'ordinario il parroco dà conto della popolazione, quindi di quanti battezzati ci siano all'interno della parrocchia, quanti siano comunicati, se esista qualche caso particolare di persone che magari non si comunicano, non frequentano la chiesa, perché questi ovviamente erano punti importanti anche per l'ordinario, anche da sciogliere. Dopodiché si passa alla descrizione di quello che è la chiesa con i suoi annessi. Le visite sono importanti e sono molto richieste anche perché danno uno spaccato non solo del socioculturale, ma anche della storia e della storia dell'arte del territorio, perché le descrizioni talvolta delle chiese sono estremamente minuziose, con la descrizione financo degli arredi sacri, quindi sono estremamente preziose. E questo è un punto di merito per l'archivio e ovviamente per Don Silvano Pieri, Don Carlo Volpi, che con dedizione hanno portato avanti, e ora Don Carlo Volpi porta avanti questa pubblicazione che ormai è arrivata all'ottavo volume, quindi c'è un continuum e questo ci fa felici. Questo ottavo volume in particolare, quale periodo? Allora, la visita di Antonio De Ricci tra il 1611 e il 1637. C'è qualche aneddoto o qualcosa? Ci sono delle cose particolari, perché spesso la visita si divide in visita indiretta, ovvero quello che il segretario e l'ordinario scrivono appunto quando arrivano nella parrocchia, che sono dei brevi appunti, che poi viene rimessa nella forma buono, quindi in buono, come una bella copia, diciamo. E quello che si nota è che spesso nella visita indiretta il segretario, che può essere un segretario, il cancelliere o l'archivista, che segna, scrive delle annotazioni che poi nella parte a buono vengono assolutamente tolte e quindi dei commenti magari piuttosto pungenti sul parroco, specie sulla tenuta della parte appunto dell'archivio parrocchiale, sulla poca conoscenza del latino dello stesso che si rivede magari in un registro di battesimo di morti in cui ci sono evidenti errori che lo fanno considerare fino un illetterato. E poi alcune considerazioni importanti, per esempio, questa può essere una nota simpatica, noi sappiamo che molti parroci avevano una perpetua che li aiutava e questa, secondo il diritto canonico, doveva avere sopra una certa età, ovviamente.
E poi, e questo punto è sottolineato anche dal parroco, considerare che la perpetua è assolutamente solo una donna di casa, che non gli va dato niente di più rispetto al suo stipendio, che era anche uno stipendio piuttosto basso, e che però è una donna tutta dedita alla casa. E questi sono punti magari curiosi e interessanti per chi legge le visite. Ecco, poi le visite hanno anche la funzione di, cioè sostanzialmente sono uno strumento per i ricercatori, perché appunto magari rendono forse a volte anche più semplice la consultazione di quello che è contenuto all'interno dell'archivio, più che essere magari un libro. Sono anche una chiave di lettura estremamente importante, e dalla visita si passa spesso a altre tipologie documentarie. Per quello che le dicevo prima, quando si parla, che ne so, della particolarità che può essere racchiusa in una chiesa dal punto di vista storico o storico-artistico, poi la ricerca dell'utente viene fatta arrivare fino all'inventario della parrocchia, che dà ancora contezza maggiore rispetto ad alcune caratteristiche proprio degli arredi sacri, piuttosto che alcuni rifacimenti fatti all'interno della chiesa stessa. Quindi sì. Questi libri tra l'altro sono stati anche ricercati anche all'estero, cioè sono proprio per la minuzia, per la cura, per la profondità, il respiro anche che grazie al lavoro di Don Silvano Pieri e Don Carlo Volpi è stato fatto, sono molto chiaramente fra gli addetti ai lavori, insomma. Ma non solo, però sono molto ricercati. Sì, giusto la settimana scorsa abbiamo spedito 2 copie dell'ultima visita in Germania. Come mai questo interesse della Germania? La Germania è molto attenta dal punto di vista sia diplomatistico, quindi della scienza che guarda la bontà del documento, sia per quello che riguarda lo studio, specie studio socioculturale, quindi il tessuto sociale che negli archivi diocesani è descritto con dovizia di particolari. Ecco, abbiamo parlato del corso di archivista parrocchiale, ma avete anche delle iniziative per quello che riguarda il futuro? Sì, in realtà le iniziative sono diverse. Tra le più importanti, quella che verrà attivata diciamo in tempi brevi, nel settembre 2015, vogliamo riprendere la didattica in archivio, che avevamo già fatto qualche anno fa, nel 2008-2009, poi era stata interrotta per proseguire l'inventariazione e la descrizione archivistica, e che oggi riprende attraverso dei POF, quindi dei piani, un'offerta formativa concordata con gli istituti, sono le scuole primarie, le classi terza, quarta e quinta e le scuole medie. Questo per avvicinare anche i ragazzi, i bambini, alla realtà dell'archivio, che è poco conosciuta. Il messaggio che vogliamo far passare, e che anche tramite il sito abbiamo visto che ha avuto una buona ricaduta, è che l'archivio è aperto a tutti. Una cosa che ci fa piacere sottolineare per quanto riguarda l'archivio storico diocesano, anche contrariamente ad altri istituti di conservazione, anche statali, per entrare in archivio non ci vuole una lettera di raccomandazione, serve il documento d'identità e la voglia e la pazienza di consultare. Quindi fate di tutto, insomma, per renderlo accessibile. E altre iniziative per quello che riguarda? Allora, per quello che, a parte portare avanti il progetto UNESCO, abbiamo pensato, insieme con la collaborazione della Società Storica Aretina, di organizzare delle visite guidate anche di adulti all'interno dell'Archivio Storico Diocesano e Capitolare Aretino. Cioè, visite guidate, per esempio, per scoprire i fondi. Poi da quello ovviamente abbiamo la speranza che chi conosce poi si accosta anche più volentieri e magari vede che partendo da una semplice ricerca, che può essere una ricerca genealogica, si può dare il là a ricerche più approfondite. Quindi un lavoro comunque anche complesso, perché riuscire a... cioè non è così facile, così scontato che un archivio apra, diciamo, le proprie porte per far vedere un po' i propri tesori. Ma di solito vengono custoditi, però l'archivio non è vivo se non ha utenza. L'archivio chiuso è un archivio morto che non serve a nessuno. La documentazione è importante se è consultata e quindi attraverso la consultazione valorizzata. Se guardiamo appunto all'utenza, più o meno... Allora è varia, perché si passa da persone che devono fare tesi triennali specialistiche, soprattutto in storia dell'arte o in architettura, a persone che magari hanno perso recentemente i genitori e quindi hanno il desiderio di ricostruire l'albero genealogico e che però dalla ricerca sull'albero genealogico poi passano a ricerche più approfondite su altri temi.
E questo tipo di ricerca è gratuito o a pagamento? Assolutamente sì, è tutto gratuito. No, perché alcune realtà, per fare soprattutto le ricerche genealogiche, chiedono anche... un contributo. Sì. La ricerca viene fatta dall'utente, in sala studio ovviamente l'utente è accompagnato, all'inizio specialmente perché acquistarsi la documentazione, specie a certi tipi di scritture, non è semplice, però ovviamente la bellezza della ricerca in archivio è quella di essere totalmente indipendenti, quindi sì, con l'aiuto che può essere dato dal direttore o da me all'interno della sala studio, però in modo del tutto indipendente, quindi riuscendo a leggere le scritture, che poi diventa una vera e propria soddisfazione per gli utenti. Sì, sì, quando ci sono quelle scritte un po'... Sì, un po' particolari, che magari la prima volta che si vedono si strabuzza gli occhi e poi in un secondo momento si impara a conoscerle e ci diventano familiari. Allora, ringraziamo Silvia Bianchi dell'Archivio Storico Diocesano di Arezzo. Noi, prima di lasciarci, vi ricordiamo gli appuntamenti che abbiamo in questo pomeriggio, in particolare alle 14.10 con Obiettivo Toscana, la nostra rubrica dedicata alle tematiche appunto della regione toscana. Alle 20.35, come ogni martedì, torna un caffè con un break sull'attualità. In questa puntata in particolare parleremo del Festival del Territorio, che verrà realizzato nel parco di Villa Severia d'Arezzo con una fortissima e importante motivazione solidaristica. Infatti i fondi raccolti verranno devoluti alle associazioni che si occupano di malattie molto gravi. Adesso noi lasciamo la linea al TG2000 e poi le informazioni di carattere locale col nostro TS di notizie. Di giorno in giorno torna domani alla solita ora. Grazie ancora a Silvia Bianchi per essere stata con noi e a voi tutti una buona visione.